Buongiorno. Noi siamo così, zero voglia di alzarsi. Alla fine il mio piano è stato scombussato perché volevo mettermi i jeans. Poi vi dirò il programma di oggi. Solo che voglio vestirmi comoda, quindi mi vestirò con la felpa di quando sono venuta, quindi come una barbona di Wolf, quattro taglie più grande della mia, però almeno è pulita e la metto. Calze e leggings perché sono leggings e tanto freddo. Canottiera e maglietta. Vediamo il tempo che fa fuori, dato che hanno di tutti che c'era il sole. Allora, non piove, Lento. però ci sono le nuvole. Comunque, stamattina già stiamo perdendo tempo, dobbiamo vestirci, dobbiamo pure prepararci la valigia, dobbiamo fare il check out. E ce la dobbiamo andare. Se Quindi, proprio non sistemiamo. qua. Stiamo andando a fare colazione, mi sono anche vestita. Sono stata bravissima oggi. Dimmi. Grazie, zia. Dimmi, guarda, dimmi. No, la nostra vacanza, beh, tra un po'. tra un po'. Salutiamo la nostra stanza. Ciao. I programmi sono: adesso andiamo a fare la seconda colazione, poi andiamo al cimitero e poi tutti insieme con il papà di Wolf, la nonna di Wolf, il fratello di Wolf, senza il fratello di Wolf, andiamo tutti insieme a mangiare fuori al ristorante. Ci sono i programmi della giornatina. Qual era frizzante? Io non sapevo com'era. No! Ci do, mi prima di tanti anni che non può. Buonasera, mamma mia, sono tornata nella mia camera. Stasera facciamo un po' di chiacchiere serali e poi vi saluto, Ve lo prometto che vi lascio in pace subito. Allora, sono tornata a casa. Siamo tornati verso le 7:30. Poi io mi sono buttata letteralmente in doccia. Mamma mia, ho una faccia oscena oggi. Sono tornata alle 7:30. Mi sono messa un po' a chiacchierare con mia mamma e poi mi sono buttata letteralmente in doccia. Ho cenato, tra virgolette, in realtà volevo farmi una bella tazza di latte caldo. Mia mamma mi ha messo un po' di sfiziosità sopra il tavolo e quindi ho mangiato quelle, ma non ho mangiato perché avevo fame. Era più per gola, perché se non un bel latte caldo stasera ci sarebbe stato con i dolci che ho comprato questa mattina. Spero che vi siano piaciuti questi vlogmas. Io ho capito. Un po' già lo sapevo, lo immaginavo, però ho capito veramente che non sono fatta per i viaggi in compagnia. Mi dispiace dirlo, mi scuso con la mia famiglia per queste parole, ma io già gliel'ho detto, non sono proprio fatta per i viaggi in compagnia con le altre persone, perché ci sono stati tanti momenti, era il primo adesso che facevo, ci sono stati tanti momenti in cui sono stata felice, che abbiamo chiacchierato, riso, scherzato, mi sono fatta due risate, quindi come in ogni viaggio, anche quando viaggio da sola, ci sono i pro e i contro. Però mi sono sentita veramente asfissiare, non mi sentivo libera perché comunque abbiamo fatto quasi tutto cioè tutto quello che dicevano loro in realtà. E dovevo stare ai loro orari, alle loro cose, ai loro posti. Non che la mia opinione non contasse perché oggi ho deciso di andare a cena a pranzo con tutta la famiglia di Wolf. Ho proprio bisogno di stare un attimo da sola. Ho bisogno un attimo di libertà, di tranquillizzarmi, di rilassarmi. Magari se prendevo camera da sola era meglio, non lo so. Però veramente oggi sono arrivata esausta. E era solo il secondo giorno, non sopportavo nessuno. Me lo sentivo proprio che avevo bisogno della mia libertà. Cioè, sempre cioè anche magari se avevo la mia macchina, potevo fare tutto ciò che volevo. È stato veramente, veramente tragico, anche stare ai loro orari, rispettarli, quindi oggi mi rilasso stasera un pochino. Adesso mi vedo La Casa di Carta, in realtà l'ho vista la scorsa volta, mi sono fatta dei sogni brutti, però
Mamma mia, mai quanto l'altra volta tipo vedevo i demoni. Vi giuro, tipo stavo in dormiveglia, ho aperto gli occhi, tipo stavo con gli occhi aperti ma dormivo e era come se tipo vedessi i demoni. Lasciamo stare, lasciamo stare. Però non mi sono messa paura, vi devo dire la verità, pensavo molto peggio, che mi mettevo paura se mi capitavano queste cose. Ovviamente era solo una cosa del cervello che stavo dormendo, cioè era tra le dormiveglia. Mi sento veramente stanca, domani inizia la settimana, domani inizio la mia attività, quindi il risvegliarmi presto, il andare con questa persona, il fare tutto, tutto, tutto. Quindi inizieranno i vlogmas 2 volte a settimana, il lunedì e il venerdì. Io detto ciò, vi saluto, spero che questi 3 giorni con noi vi siano stati di compagnia, vi abbiano fatto divertire, vi abbiano strappato un sorriso perché siamo fatti anche un sacco di risate. Spero di aver ripreso il più possibile, io cercando di portarvi nella nostra quotidianità il più possibile, ma ci sono stati momenti in cui veramente non avevo per niente voglia di riprendere perché non mi sentivo neanche io bene, proprio per questo asfissiamento che mi sentivo. Detto ciò, io vi saluto, vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Mi si sta scaricando la macchinetta, ciao ragazze!